Una nuova modalità per parlare ai giovani di alimentazione. Le province di Torino e Roma hanno vinto nel 2010 il bando Azione Province Giovani 2010, pubblicato dal Ministero della Gioventù e dall'Unione Province Italiane e dedicato alla sicurezza alimentare, e lo hanno declinato sul tema del rapporto fra cibo e salute. Il progetto Alla ricerca del cibo perduto, dai campi alla tavola, un viaggio alla ricerca di sé e dell'altro, ha coinvolto la scuola Holden di Torino, Slow Food Italia, la SL Torino 3 e due scuole della provincia di Torino, gli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera Giuseppe Colombatto di Torino e Arturo Prever di Pinerolo. Nell'ambito del progetto gli allievi del Colombatto e del Prever realizzeranno due docufiction sul tema dell'alimentazione consapevole. Lo stesso faranno i coetanei di Roma e Anzio. Vivranno in prima persona il processo alimentare, dalla semina alla raccolta fino al consumo, cucinando insieme ciò che la terra ha prodotto e visitando i comuni dove si producono alcuni dei presidi slow food, le antiche mele e le antiche varietà di mais in Piemonte. Presidente, anche questa è un'occasione per parlare di identità italiana, perché il cibo fa parte, un elemento fondamentale di questa identità. Beh, sicuramente il cibo è un elemento identitario degli italiani. Io ricordo sempre che quando in qualche maniera noi andiamo all'estero veniamo guardati anche con una certa simpatia, perché credo che immediatamente si pensi anche al cibo oltre all'arte. Il cibo italiano è famoso, le catene dei negozi italiani sono in tutto il mondo, quindi vuol dire che il cibo conta. E oggi con questa iniziativa, cioè riscoprire i vecchi sapori, i vecchi prodotti, vogliamo in questo momento in cui celebriamo i 150 anni ritornare un po' alla tradizione italiana del buon cibo, del cibo di qualità, del cibo non massificato, del cibo buono che permette anche di vivere bene, rompendo in qualche maniera alcune abitudini che si stanno affermando in cui il mangiare è qualcosa che bisogna fare per nutrirsi. La tradizione italiana invece è di gusto, di sapori, ritornare ai sapori, al gusto è anche un modo di vivere bene, ma soprattutto anche di star bene. Oggi abbiamo coinvolto i giovani che fanno istituti enogastronomici e beh, loro in questa occasione dei 150 anni con questo progetto hanno anche questo compito di impossessarsi di una tradizione per fare in modo che questa identità italiana derivata dal cibo venga rafforzata e abbia un futuro. Bruno Boveri di Slow Food, il numero dei giovani che si interessano al cibo, ad esempio ai vostri presidi, è in crescita. C'è un risveglio di interesse verso la genuinità e la tipicità? Trovo che i ragazzi ci stanno chiedendo di aiutarli a orientarsi nel mondo del cibo, nel mondo della degustazione. C'è questo gruppo di giovani universitari, a parte quelli della nostra Università di Polenza, ma anche qua a Torino si è formato un gruppo che ci sta chiedendo di aiutarli, di insegnargli delle cose, di orientarli. L'offerta che trovano in giro è mediamente mediocre e bassa, c'è loro voglia di capire per poter nutrirsi meglio, mangiare meglio e scoprire un mondo del gusto che per loro attualmente è molto limitato. Dottor Laurenti, forse bisognerebbe pensare in tutte le scuole un'ora di educazione alimentare alla settimana? Beh sì, adesso io non so se quale sia la formula giusta, ma l'educazione alimentare certamente deve essere pensata, perché come si diceva prima, l'alimentazione ha a che fare con un buon 10% dei nostri problemi di salute. Noi insegneremo a costruire loro una storia, una docufiction in questo caso, che è a metà tra il documentario e la fiction, cioè una sceneggiatura, un cortometraggio. Daremo loro gli strumenti per pensare la storia, idearla, scriverla e poi girarla e montarla. Quindi tutto un percorso che va dall'ideazione alla realizzazione pratica di un cortometraggio.